Io non ho consigliato il moto insurrezionale dei nostri fratelli di Sicilia, ma dal momento in cui si sono sollevati in nome dell'unità italiana, di cui Vostra Maestà Vittorio Emanuele è l'incarnazione, non ho esitato a mettermi alla loro testa contro la più infame tirannia del nostro tempo. So che mi imbarco in un'impresa rischiosa. Il nostro grido di guerra sarà sempre «Viva l'unità italiana!» Sono le 2 del mattino del 6 maggio 1860. Garibaldi, a bordo di una lancia, è salpato dallo scoglio di Quarto e naviga verso il porto di Genova. I vapori Lombardo e Piemonte, di cui si è impossessato Nino Bixio con un comando di garibaldini, sono in ritardo di alcune ore all'appuntamento. Il generale è impaziente. Non sa che la cattura delle navi della compagnia Rubattino è stata più difficile del previsto. È l'inizio di una spedizione fortunata nell'esito, ma contrastata da innumerevoli problemi nei giorni precedenti la partenza. Garibaldi ha 53 anni ed è già l'eroe dei due mondi. È stato mazziniano, repubblicano, condannato a morte dal Regno Sabaudo nel 1834, ha combattuto la prima e la seconda guerra d'indipendenza e si è dimesso da pochi giorni dal Parlamento di Torino per protesta contro la cessione di Nizza, sua città natale, alla Francia di Napoleone III. Il governo, con gli accordi di Villafranca, ha ceduto Nizza a Napoleone. Tale cessione è contraria al diritto delle genti. Si dirà che Nizza è stata cambiata con due province più importanti. Però ogni traffico di gente ripugna oggi al senso universale delle nazioni civili e deve essere abolito, perché stabilisce un precedente pericoloso che potrebbe menomare la fiducia che il paese deve avere giustamente nel suo avvenire. Il realismo politico non è congeniale a Garibaldi. Cavour ha accettato le sue dimissioni senza troppi rimpianti. Tra l'altro, l'iniziativa di Garibaldi nel settembre del 1859, 1 milione di fucili, 1 milione di uomini per creare l'esercito dell'unificazione dell'Italia, non ha certo incontrato il favore di Cavour, sempre ostile nei confronti della libertà di azione del generale. Ma la sua popolarità e il suo essere già una leggenda vivente consiglia Cavour ad agire con prudenza. Il 14 aprile 1860 Garibaldi viaggia verso Genova in treno. Vuole raggiungere Nizza ed impedire con un colpo di mano l'annessione di Nizza alla Francia. Ad un avventuriero inglese, Lawrence Oliphant, rivela il suo progetto. È intollerabile l'affronto del politicante Cavour. Garibaldi si accorda con Oliphant per un'incursione su Nizza. Preso alloggio ad Albergo della Felicità, Garibaldi, in poche ore, cambia idea. Questa è la testimonianza di Lawrence Oliphant. Mi recai all'albergo che Garibaldi mi aveva dato per suo recapito. Una casa all'antica, vicino al molo. Mi fecero entrare in una stanza dove una trentina di persone sedevano a cena con Garibaldi a capo tavola. Mi feci subito posto al suo fianco e mi parlò in questo modo. Amico mio, mi rincresce molto, ma dobbiamo abbandonare l'idea di mettere in opera il nostro programma per Nizza. L'opinione generale è che perderemo tutto se vogliamo tentare troppo. Perché Garibaldi muta così repentinamente il suo obiettivo d'azione? Non più Nizza, ma la Sicilia, una spedizione contro il regno borbonico. Nei primi giorni di aprile è scoppiata a Palermo un'insurrezione contro i Borboni, soffocata nel sangue. Rosalino Pilo ha scritto a Garibaldi sperando nel suo intervento, ma Garibaldi, non sentendosi pronto all'impresa, rifiuta. Scrive a Rosalino Pilo il 15 marzo 1860. Oggi la causa del paese nelle mani dei faccendieri politici,
che tutto vogliono sciogliere con trattative diplomatiche. Bisogna che il popolo italiano conosca l'inutilità delle mene di quei dottrinari. Allora verrà il momento di agire. Ora saremo biasimati dalla grande maggioranza. Fate sapere questa mia opinione ai vostri concittadini, che per ora lavorino a prepararsi a tutto il tranza. Gli esuli politici si rifugiano a Genova e organizzano un comitato per inviare soccorsi agli insorti. Ne fanno parte il siciliano Francesco Crispi, Agostino Bertani, Nino Bixio e Giuseppe Sirtori. Si riuniscono nell'appartamento di Bertani in strada Nuovissima. Il 14 aprile, ad Albergo della Felicità, Crispi e altri patrioti siciliani convincono il generale a sbarcare in Sicilia con 200 volontari. Garibaldi è sensibile all'entusiasmo collettivo che si respira a Genova. D'altra parte, ha già provato l'8 aprile a chiedere il permesso a Vittorio Emanuele di partire per la Sicilia alla testa di un reggimento di fanteria sabaudo. Il re, dopo essersi consultato con Cavour, ha rifiutato. Garibaldi comprende che Cavour non vuole perdere l'occasione di sfruttare l'insurrezione siciliana a favore della corona dei Savoia. E infatti, il 10 aprile, il ministro Sabaudo ha proposto al moderato siciliano Lamasa di studiare il progetto di una spedizione, promettendogli armi e mezzi. Cavour non si fida di Garibaldi. Teme che un'azione garibaldina sia incontrollabile e che possa dirottare verso lo Stato Pontificio. Garibaldi ha deciso di affrontare la grande avventura siciliana, la più rischiosa della sua vita. Ha bisogno di amici, di denaro, di armi, di uomini. Per ora può contare solo sulla sua leggenda. Dal centro di Genova si trasferisce a Quarto nella villa di Candido Augusto Vecchi, suo ufficiale durante la difesa di Roma nel 1849. La sera del 15 aprile, che cadeva di domenica, sullo stradone che conduce alla villa all'ora degli Spinola avanzavasi una carrozza a due cavalli. Alla finestra erano Augusto Vecchi e suo figlio Vittorio. «È il generale», disse il figlio, «vado a riceverlo». Scese di carrozza il generale, tutto vestito di nero, con soltanto un paio di pantaloni grigi di panno da soldato italiano. «Buonasera, Vecchi», disse. «Da quando Nizza non appartiene più all'Italia, io sono come Gesù Cristo, non ho più una pietra dove posare il capo. Tu sei il più ricco dei miei discepoli, ecco perché vengo a domandarti ospitalità». Villa Spinola a Quarto diventa il quartier generale dell'impresa dei Mille e la casa di Agostino Bertani il centro di reclutamento dei volontari. Per andare in Sicilia occorrevano armi. Garibaldi senz'altro mandò Crispi in Milano il 17 aprile a prenderne di quelle già comprate col fondo 1 milione di fucili, se non che la Massimo D'Azeglio, governatore della città, non solo rifiutò che se ne portasse via una parte, ma le fece mettere tutte sotto sequestro. Scrisse poi d'aver temuto che quelle armi finissero in tutt'altre mani che quelle di Garibaldi. Veramente il conte di Cavour desiderava proprio più che mai che la spedizione non si facesse. Temeva che Garibaldi, invece che in Sicilia, andasse a sbarcare su qualche parte della costa pontificia, senza riguardo di tirare addosso al regno sabaudo una guerra dalla Francia. Sperava, anzi, che ogni cosa sfumasse. Garibaldi riesce tuttavia a ottenere 1500 fucili destinati alla Masa per la progettata spedizione in Sicilia. Giungeranno a Genova, a Palazzo Ducale, il 25 aprile in casse che apparentemente contengono libri. Sono armi in pessimo stato, a canna liscia, scarti dell'esercito piemontese, di qualità scadente rispetto ai fucili Enfield acquistati con il fondo della sottoscrizione 1 milione di fucili. L'atteggiamento di Cavour è volutamente ambiguo. Il 22 aprile, di ritorno da Firenze, dove aveva accompagnato il re in visita ufficiale, Cavour si ferma a Genova. Incontra Giuseppe Sirtori, che lo mette al corrente dei piani di Garibaldi e lo rassicura che la spedizione non coinvolgerà lo Stato Pontificio. Quanto alla spedizione in Sicilia, disse queste precise parole:
Così va bene cominciare dal sud per rimontare verso nord. Quando si tratta di queste imprese, per quanto audaci possano essere, il conte di Cavour non sarà secondo a nessuno. Sono le sue precise parole. Così disse, riferendosi naturalmente a tutti quei mezzi con i quali il governo, senza compromettersi, poteva attuare la spedizione. Promise cioè di aiutarla, purché la responsabilità del governo fosse pienamente al coperto. Ma due giorni dopo, il 24 aprile, Cavour invia il colonnello Frapolli da Garibaldi per indurlo ad abbandonare l'impresa. Frapolli, amico del generale, gli parla delle difficoltà che si opponevano ad una discesa nell'isola, o peggio, nel continente. Gli ricordò persino le tragedie di Murat, dei fratelli Bandiera, di Pisacane. Non si sa che viso facesse il generale a tali moniti del Frapolli. Ma certo è che questi tornò a Torino da Cavour, persuaso che Garibaldi non partirebbe. Garibaldi non vuol fare la fine di Carlo Pisacane, che 3 anni prima, nel 1857, è partito da Genova per una spedizione nel Regno Borbonico, carica di ideali socialisti, ma povera di mezzi e di consenso politico, ed è stato massacrato con i suoi compagni dai contadini che doveva liberare. Tra il 24 e il 28 di aprile il destino della spedizione oscilla tra speranze e delusioni. Il pilota di una paranza, Raffaele Motto, che aveva condotto Rosalino Pilo in Sicilia, si presenta a Garibaldi assicurandogli che le cittadine dell'interno dell'isola sono pronte a insorgere. Il generale fissa la partenza per il 28 aprile con 500 volontari. A Quarto incontra un funzionario della compagnia di navigazione Rubattino che gli garantisce la disponibilità di 2 piroscafi. Ma il 28 aprile Crispi interpreta un telegramma cifrato proveniente da Malta che spegne gli entusiasmi per la partenza. Completo insuccesso nella provincia e nella città di Palermo. Molti profughi su navi inglesi giunti a Malta. Non vi muovete. Le dolorose parole «non si parte più» bastarono in brevi istanti a spopolare la Villa Spinola, che si ridusse un camposanto. Della grande impresa che si preparava non restavano altri segni tranne le casse dei fucili, giacenti per le stanze disabitate del pian terreno. L'infausta notizia disperse le concepite speranze e Garibaldi, che non voleva condurre al macello i figli più generosi d'Italia, rinunciò all'impresa e congedò i volontari. Fra di tanto, i volontari rimasti a Genova tengono una riunione e decidono di partire per la Sicilia sotto comando di qualunque capo. L'intrepido Nino Bixio aveva promesso alla Masa che a qualunque costo sarebbe partito per la Sicilia, con Garibaldi o senza, e che avrebbe condotto lui il bastimento. Il generale ha ormai deciso di rinunciare e a nulla servono le insistenze di Crispi, di Bixio, di Bertani e di altri irriducibili ad affrontare comunque l'impresa. Vuole ritornare a Caprera e ha ordinato di prenotare un posto sul vapore che parte il 2 di maggio per la Sardegna, la stessa nave che Pisacane nel 1857 aveva dirottato sul Regno Borbonico. Come ogni mattina, Garibaldi fa una passeggiata di alcune ore sul Monte Fasce, passando per Apparizione. È un percorso di meditazione, ma anche un esercizio fisico per un uomo maturo e per un eroe con i reumatismi. Eppure, 6 mesi prima, nel dicembre del 1859, aveva espresso ardori giovanili con una giovane e intraprendente marchesina lombarda, la 18enne Giuseppina Raimondi, conosciuta a Como durante la Seconda Guerra d'Indipendenza. Era stata un'apparizione, una bella fanciulla che attraversa le linee austriache per raggiungere il generale. Erano seguiti contatti epistolari e schermaglie d'amore. Infine, il 23 novembre 1859, Garibaldi riceve una lettera dalla marchesina. Con quella stessa sincerità che lei un giorno scrivendomi mi disse «vi amo», io oggi, consultato il mio cuore, ripeto «vi amo». Mi offro a lei, mi vuole? Mi ama ancora? Io le appartengo,
mi faccia sua compagna. Sono giovane, sì, ma il mio genere di vita è la vita quieta di famiglia che desidero. Non tardi giorni a decidere della mia sorte, che sta nelle sue mani. Senza indugi, Garibaldi la raggiunse nella villa di famiglia fino a Bornasco, presso Como. Il mattino del 3 dicembre, Giuseppina scrive una lettera all'eroe dei due mondi. Caro Giuseppe, io ti amo molto. Non mi sembra vero di essere tua. Temo che sia un sogno il mio e non una realtà. Sul mio viso sbattuto, potrai oggi facilmente leggere se sia grande l'amore che mi ha spinta a venire da te stanotte. Il 28 gennaio, nella villa di Fino, si celebrano le nozze tra Giuseppe Garibaldi e Giuseppina Raimondi. Il generale è al suo secondo matrimonio, è vedovo di Anita e alla cerimonia è presente la figlia Teresina, che ha 3 anni meno della sposa. Finita la funzione religiosa e divenuti irrevocabilmente marito e moglie, a Garibaldi è stata recata una lettera che lo turba visibilmente. Non si seppe mai chi l'avesse scritta. E in questa lettera si avvertiva il generale che 2 sere innanzi Giuseppina aveva avuto un ultimo convegno con un amante, uno dei suoi volontari, del quale si faceva il nome e si aggiungevano particolari. Garibaldi porse la lettera alla sposa e le chiese: questa lettera dice il vero? Tremò la giovane, divenne pallida, gli rispose un sì che appena giunse alle labbra. Ma voi siete una... gridò egli. Ascoltatemi, disse lei, ma Garibaldi non udiva e alzò con tressa una seggiola. Credeva essermi sacrificata per un eroe e non siete altro che un soldato brutale. E la marchesina fuggì via. Era giusto che Garibaldi si mostrasse inflessibile nei confronti della donna che aveva sposato, perché l'aveva ingannato in maniera vergognosa. Da 5 mesi si era data a un altro ed era incinta. Parole dure e certo eccessive quelle della baronessa, dettate dal risentimento e gelosia nei confronti dell'amato condottiero. I due sposi non si incontreranno più, divisi da una causa per l'annullamento del matrimonio che si concluderà 20 anni dopo, il 14 gennaio del 1880, 2 anni prima della morte del generale. A Villa Spinola, sconfortato dagli eventi politici, amareggiato dalla delusione d'amore e tormentato dal fallimento di Pisacane, Garibaldi, il 28 aprile 1860, scrive ai responsabili della sottoscrizione 1 milione di fucili. A quest'ora saprete delle cose di Sicilia. Non va più la spedizione. Il passato ci farà previdenti. È disgraziatamente ciò troppo ripetuto. Ma nello stesso giorno Crispi afferma di aver ricevuto un altro telegramma dal sud, il cui testo dice: insurrezione vinta in Palermo, si sostiene nelle province. Forse è un falso di Crispi, forse no. Comunque è sufficiente a dar nuova speranza a Garibaldi e a rimettere in moto la macchina della spedizione. Si parte fra 5 giorni. I volontari sono richiamati per telegrafo attraverso un messaggio cifrato. Mandate le balle di seta, il negoziante parte. È il 30 aprile. Crispi e Bixio esultano. Vi era la recluta e il veterano, l'avventuriero e l'eroe, l'artista, il filosofo, il settario e il patriota. Il poeta in cerca del romanzo, l'infelice in cerca della morte. Si odono tutti i dialetti d'Italia. All'aspetto, ai modi e anche ai discorsi, la maggior parte sono gente colta. In generale vedo facce fresche, capelli biondi o neri, gioventù e vigore. Teste grigie ve ne sono parecchie. Certo,
sono vecchi patrioti, stati a tutti i moti da 30 anni in qua. Non si riusciva a trovare posto negli alberghi zeppi di gioventù venuta da fuori. Lungo i portici bui di Sottoripa ci si fece vicino un giovane che, indovinando, senza tanti discorsi, ci condusse all'albergo della felicità. La gran sala era tutta occupata. Si mangiava, si beveva, si chiacchierava in tutti i vernacoli d'Italia. Persone nate per faticare in guerra e corpi esili di giovanotti che si romperanno forse alle prime marce. I veterani sono una minoranza, ex cacciatori delle Alpi reduci dalle battaglie garibaldine. Tuttavia c'è una presenza di tiratori scelti, dotati di ottime carabine svizzere calibro 10 a canna rigata. Sono i cosiddetti carabinieri genovesi, associazione del tiro a segno capitanati da Antonio Mosto. La società del tiro a segno, creata a Genova nel 1851 da elementi marziniani e garibaldini, col pretesto sportivo educa i giovani all'uso delle armi in vista della guerra per l'unità d'Italia. Il loro contributo sarà decisivo durante la battaglia di Calatafimi. La sera del 5 maggio vengono distribuite istruzioni segrete. Punto di riunione Punta di Sturla. Partenza da Genova tra le 7:15 e le 8 di sera, passando per Porta Pila, Porta Romana e Porta San Bartolomeo. Raccomandare di non andare, se possibile, in carrozza. Tutta la gente che dovrà prendere parte alla spedizione radunarsi tra Piazza Carlo Felice e Piazza Porta Pila. Gli ufficiali spedire avanti le loro spade unitamente al bagaglio. Se possibile, ottenere che buona parte della gente sorta da Genova vestita o da operaio o in arnese non troppo scelto. Quest'ultimo consiglio è stato disatteso. I più illustri volontari della spedizione eccedono in abiti stravaganti o eccentrici. A cominciare dalla gran palandrana nera e dal cappello a cilindro del Sirtori e andando giù fino alle fogge di vestire a uso Ernani, tutti i modelli del figurino, vecchio e nuovo, vi erano rappresentati. Crispi con un palamidone stretto che mostrava la corda e Carini col suo cappello da viaggio all'inglese, un soprabituccio striminzito, spelacchiato e corto. E l'ungherese Tour in costume tradizionale e Calona, vecchio siciliano con uno sgargiante abito rosso e un gran cappello alla Rubens con una lunga ondeggiante piuma di struzzo. E parecchi giovani di Lombardia, vestiti all'ultima moda, uniformi di linea e cacciatori delle Alpi e una gran folla di camicie rosse, che formavano con la loro massa vivace il fondo del quadro. Una parte dei volontari si dirige direttamente a Quarto, altri, uscendo da Porta Pila, si radunano alla foce del Bisagno, poi si imbarcano su una flottiglia di chiatte. È una splendida notte di luna piena, ma nessuno guarda la luna. Si guarda nella notte verso Genova per scorgere i fanali rossi e verdi dei piroscafi Lombardo e Piemonte che ritardano l'appuntamento. Garibaldi è uscito da Villa Spinola alle 10 di sera ed è disceso sulla scogliera acclamato dalla folla di volontari. Alessandro Dumas, padre, così lo descrive. Il generale portava a tracolla il poncio di grosso tessuto sardo. Per il resto era vestito come al solito, pantaloni grigi, camicia rossa, fazzoletto. Aveva a fianco la sciabola, il pugnale infilato nella cintola, la pistola dietro la schiena ed una carabina Colt appesa alla spalla. Secondo Dumas, tra i 1000 si contano 150 bresciani, 60 genovesi, 90 bergamaschi, 170 giovani studenti dell'Università di Pavia, 150 milanesi, 30 bolognesi, 50 toscani, 60 parmigiani e piacentini, 27 modenesi, 110 emigranti siciliani e napoletani, 88 emigrati veneti. C'è anche una donna, la moglie di Crispi, Rosalia,
che ha molto insistito per partire assieme al marito. Il generale l'ha infine accettata, a patto che indossi abiti maschili. Garibaldi inneggerà in seguito alla falange di Gagliardi, ai 1000 guerrieri avventurosi che invan l'invidia della canaglia di Lania. Ma per un testimone, Domenico Ferrea, il discorso del condottiero davanti al mare di Quarto è più colorito e popolare, in dialetto genovese. Amici, non ve credie mica de venia una festa da ballo o un divertimento? Mie canemo ad asse. Andemo a difendere i nostri fren Sicilia, bisogna che veni con due sacchi, un pedale e l'altro pepigiale. Se qualche d'un de voi altri uno se sente o coraggio, cono venie, che per venire in timori altri le meggio che se ne staga in terra. Intanto le ore passano e i volontari che sono già saliti sulle barche per poi trasbordare sul Lombardo e il Piemonte soffrono il mal di mare. Garibaldi si domanda perché Nino Bixio e le sue navi catturate siano così in ritardo. L'arrembaggio ai piroscafi non prevedeva grandi difficoltà in quanto parte dell'equipaggio era connivente e all'interno della compagnia Rubattino c'era chi sapeva e favoriva l'impresa. Bixio aveva ordinato che per la sera del 5 maggio tra le 9 e le 10 una quarantina di uomini si raccogliessero in silenzio su una nave in disarmo, la Joseph. Alle 9 e mezzo Bixio e io con lui arrivammo sulla Joseph. Appena a bordo, Bixio cavò di tasca un berretto da tenente colonnello, se lo calò sulle orecchie e disse: «Signori, da questo momento comando io, attenti ai miei ordini». E gli ordini furono buttarsi col revolver in pugno sui vicini vapori Lombardo e Piemonte, fingere di svegliarvi la gente di guardia, fingere di costringere i fuochisti ad accendere, i marinai a salpare l'ancora, a pulire il bastimento, allestirlo in fretta per la partenza. E così fu fatto, non senza accompagnare di molti sorrisi quella farsa con cui quella epopea esordiva. Fu acceso il fuoco alle caldaie e alle 2 antimeridiane del giorno 6 il Piemonte pigliava a rimorchio il Lombardo, la cui macchina non era ancora pronta, e i due legni uscivano dal porto di Genova. È quasi l'alba del 6 maggio, quando dalle chiatte al largo della foce del Bisagno e poi dalle barche in attesa nelle acque di Quarto, i volontari salgono a bordo delle due navi. I fucili ci sono, ma mancano polvere da sparo e munizioni. Si parte lo stesso, perché tutti sanno che la storia ha atteso anche troppo.